L'intera area del Lido si prepara per la seconda edizione del Boomerang Rewind Festival 80-90, l'evento che ripercorre i fasti di un'epoca indimenticabile attraverso personaggi, storie, musica e oggetti che in quegli anni sono stati veri e propri protagonisti. Dal 16 al 18 giugno ogni angolo del lungomare sarà animato partendo dalla zona porto fino ad arrivare all'Arzilla. Quest'anno ospiti importanti, ospiti di quegli anni, appunto essendo un Rewind Festival anni 80-90, in primis la Madrina, colei che darà il via, farà il taglio del nastro alle ore 19 di venerdì, Cristina D'Avena. Quindi Cristina D'Avena aprirà la manifestazione, poi a seguire Francesco Baccini, altro cantautore italiano, no, nazionale. Inoltre un tribute a Vasco Rossi, il primo Vasco Rossi, quello degli anni 80. Con noi sul palco il sassofonista ufficiale Andrea Innesto Cucchia. Poi naturalmente anche ospiti sportivi, il capocannoniere di Italia 90, quindi andremo con delle parti della partita dei mondiali Italia 90, poi uscirà sul palco lui, il capocannoniere juventino Totò Schillaci. Proiezioni anche di film dell'epoca come Sapore di mare, no? Con gli attori di quel film, questo tutto il club nautico qui al Lido. Ah, importante che la domenica mattina il club nautico appunto organizzerà la veleggiata Boomerang Rewind Festival. Tre i palchi presenti, il primo quello centrale in zona del piazzale Seneca, il secondo lungo viale Cairoli e l'ultimo in zona porto a fianco dell'ufficio informazione turistica. Il palco centrale dove abbiamo gli ospiti più importanti, nel palco del porto abbiamo tre tribute band, Zucchero, Pino Daniele e U2, molto importanti perché musicalmente sono rilevanti, e abbiamo il palco nella curva del Bonbon. E lì abbiamo la radio fissa, la postazione, interviste e show radio, dirette, tutto ciò che è spettacolo. Quindi abbiamo ampliato il coinvolgimento dei vari settori e delle varie situazioni artistiche. Non mancherà il coinvolgimento delle spiagge dell'Arzilla, mentre sotto la tensostruttura il Party Zone, dove si alterneranno DJ set e band, dando vita ad una sorta di discoteca a cielo aperto. Passeggiando per il Lido invece, presenti anche stand gastronomici, mostre, installazioni e videogiochi. Un'altra grande manifestazione, una bella collaborazione tra istituzioni, tra esercenti del Lido, tra associazioni culturali cittadine, per un bel evento che richiama gli anni 80-90. Delle bellissime serate da vivere, ecco, per far vivere questo meraviglioso posto che è il Salotto Buono del Mare, che è il Lido di Faro.